Dopo giorni di piazze strapiene di turisti, il centro storico di Lucca ha dovuto fare i conti con una Pasquetta bagnata. La pioggia caduta in mattinata ha tenuto lontana la folla in arrivo anche per la gita di un giorno. In città a farla da padrone quindi sono stati gli stranieri. Buoni affari per i ristoranti che avevano prenotazioni già da settimane, ma anche e soprattutto per bar e paninerie che all'ora di pranzo hanno lavorato nonostante il brutto tempo. In Valle del Serchio questa volta gli organizzatori di grandi eventi collegati al giorno di Pasquetta hanno fatto bene ad annullare con giorni di anticipo gli eventi del lunedì più atteso dell'anno. A Castelnuovo Garfagnana erano in programma varie iniziative annullate con largo anticipo. Interessavano tre giorni pasquali che culminavano con Pasquetta e la tradizionale festa del volo all'interno della fortezza di Montalfonso. Le immagini ovviamente sono di repertorio. Niente da fare anche per i moltissimi gruppi che avevano pensato di trascorrere questa giornata all'aperto per il classico picnic. Ecco alcuni luoghi che in genere venivano presi d'assalto, spesso già dal giorno prima. Quest'anno, come vediamo, completamente deserti. Forse a trarre dei vantaggi da questa situazione sono stati i ristoratori, in quanto una volta arrivata la notizia di piogge intense con codice giallo per il weekend pasquale, tanti hanno ripiegato sul classico pranzo al ristorante, ripetendo di fatto il tradizionale pranzo pasquale. Qui siamo al Barchetto, nei pressi di Gallicano. Da appena hanno saputo che il tempo è brutto, sono aumentate le prenotazioni e anche oggi siamo tutti al completo. Stesso concetto ribadito da Ranieri Bertoli Barzotti del tipico ristorante che si trova sulla strada provinciale per Fabbriche di Vallico, nei pressi del lago di Turitecava. Sì, in effetti è vero, col cattivo tempo si è riempito tutto il locale. E quindi qual è il menù di Pasquetta? Menù tradizionale nostro, grigliate, primi fatti in casa, tortelli, lasagne e la famosa bruschetta.